Ciao cari, sono Atti, signori, bentornati cari nel canale. Io ho canale di forma, sono contento di altre cose che vi piacciono, perché mi diverto un casino a registrarli, molto più che giocare per l'appunto a una noiosa ladder su Hearthstone. Aspettate, questa è un'altra cosa. Quindi cari, oggi sempre in compagnia, beh, del colonnello, questo è ovvio, insomma. E dico... Non dovevi far nulla, però l'hai fatto molto verosimilmente, caro. Bravo! Non c'è Ico, anche se effettivamente lo rassomigliava parecchio. Siamo tornati in quel siparietto in cui io vengo effettivamente sputtanato. Da chi? Da me stesso. Oggi, tramite delle clip che ci manderà il colonnello a mia insaputa, andremo per l'appunto a vedere effettivamente quanto ci ho preso, o quanto effettivamente io non ci abbia preso per niente, rispetto alle carte che sono state un tempo analizzate prima di poi di prendere posto in meta. Avrò detto effettivamente che quella carta è una carta forte che ha poi visto spazio, oppure come il vecchio Tarim dirò che è una carta de merda, perché ci metto tanto, dico una carta è una merda, sono molto impulsivo, sta carta è una merda, e poi effettivamente è la carta più forte del gioco. Ci spostiamo quindi subito nella schermata particolare in cui mi vedrà me raffigurato a dire un sacco di cazzate. Mettete like se il video vi piace, mettete dislike se il video vi piace. Andiamo! Io non so se voi ieri avete assistito al carrivino, non so se mi avete seguito su Instagram. Valla, ottima carta, tante cose che ha dato origine a un mazzo fortissimo del paladino. Io volevo semplicemente farti notare la cosa che a me mi rende orgoglioso. Nulla togliere a Wolf il grafico, sì, ma questa grafica io te l'ho fatta io. Io non volevo farla notare invece, perché mi ricordo molto bene che la grafica questa l'ha fatta il colonnello, presa probabilmente dal web. Allora, Shivalla the Tiger, 25 mana. La risata non lascia presagire nulla di buono, vero? Deck palalenti. Abbiamo ottica papala contro... Oh! Boom! Boom! La vede! Ottica papala, incredibile! Potrebbe essere un tool interessante per Prismatic Lens, no? Giusto. Giusto. Raga, ma che livello! Qua se non mi metti la bigia subito bella grossa schermo che mi leva la faccia, fermati, qua non sono contento. Si arriva alla fine. Certo, alla fine. Qua sto dicendo verità assolute. Cioè, tra poco ti dico il mazzo. È una carta sul quale, con la quale possiamo crearci un deck? Assolutamente no. Questa è una carta che è un buon tool. Fermo, fermo. Controllo. Hai sentito cosa hai detto? No. No, hai detto, non è una carta su cui fare un deck. Una vera e propria win condition. Ok. Ora, a meno che i più sagaci e più arguti possano pensare che questa carta possa andare in combo con Olive Wrath, la faccia non promette bene. Io penso, speravo di non parlare di Olive Wrath. No! Avevo partito benissimo. La faccia che promette in questo momento? Uno sputtanamento totale. Guarda! Che sto pensando con quell'occhio vispo? 5 mana pesco infligge. Che peraltro non infligge manco 25 danni, perché se tu giochi Olive Wrath che è una spell, magari già qualche spell è giocata, già ne infliggi 24. Ma non è vero. Ma non è vero, si faceva pure nel tempo dei Molten Giant che facevi 25 danni, perché si sconda quando la peschi. Quando ce l'hai in mano, quando la peschi costa 25. No. Perché se pescavi il gigante di magma, anche se avevi uno da facevi comunque 25 di. Oddio, ho detto la stessa cosa del passato. La stessa cosa del tuo passato. A meno che noi non vogliamo giocare un OTK, che quindi ha una vera e propria in condition, che è l'OTK finale con Uther. E quindi. Come con Uther? Perché ai tempi c'era Uther. Devo dire. Come ma con Uther? È l'OTK. Ma quindi quando parlavo di OTK pensavo all'OTK pala con Uther. Sì, con Uther. Ma un disastro. Un disastro. Ah, prego. Non basta, andiamo alla prossima. A parte quello, anche visto che è stata comunque la prima carta che ha annunciato dell'espansione, a parte quello io non mi sentirei di dire nient'altro di più. Questa mi ha distrutto. Sono distrutto. Io mentalmente sono distrutto. Cioè, proprio esattamente detto il mazzo chiave di Shivalla, l'ho distrutto. Se qualcuno possa pensare che come rivratto... Hai detto pure Fantacombo, Fantacombo. Cos'è sul Trezza? Ah, sul Trezza è una carta che ha trovato spazio in mazzi aggro ed è stata anche molto 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 interessante per quello che si è giocato, perché è una carta che dava tanta aggressività. Quindi questa è una carta che sicuramente non è stata meta define, ma non è una carta di merda, ok? Quindi
L'analisi corretta è una carta che può trovare spazio. Importante dire che questa carta non era una merda come molti dicono e come molti adesso stanno commentando dopo aver visto la Soul Trace. Molti dicono la Soul Trace fa schifo perché fa schifo pure la Fool's Bane. Questo è veramente un concetto stupido. Vero, vero. Ottuso. Bravo. Un mente catto. Pusillanime. Basta. Però magari farà pure schifo sta carta, ma non perché la Fool's Bane faceva schifo, perché la Fool's Bane era molto forte. Dove si giocava la Fool's Bane? Control Warrior, vabbè, è anche Nabbo e non è che ci possiamo aspettare troppo, no. Perché sto parlando della Fool's Bane e non della Soul Trace? Sì, sì, c'è il buon nome, ci sono già i risultati. Grazie, carissimo! Quanti ce ne Quanti eravamo già in live? Anche regista! Soul Ray, ciao Espi! È un video stranino, bellissimo, quanti eravamo? Saluta Tatillo! Ancora da dirlo, puoi tranquillamente non far niente e andare semplicemente faccia. Comunque a 4 di integrità, ha un potenziale di 16 danni che non deckaggo non sono sicuramente male. Beh, ora non è pettirammela, ma ho fatto un'analisi perfetta di Saga. Ma perché è giusto dire qualche sbavatura, qualche sbavatura dove ho detto tutto quello che è stata la Soul Trace. E voglio passare alla prossima carta con un'area di sospetto. Lo Spirit of the Shark, carta fortissima, che ha trovato poi gioco quando è uscita nel mazzo con Kel'Thuzad nel tempo Rogue. E oltre che ha fatto danni poi per l'anno a seguire, perché questa carta è stata stragiocata, regà, è stata fortissima ed è una carta forte. Ho paura di dire qualcosa che non va. Spero di no, insomma, perché sarebbe veramente un brutto colpo. Lo Spirit of the Shark è una 4 mana per il Rogue 0-3 con stealth solamente per un turno. Altrimenti volevo vedere se era stealth totale, sarebbe stata probabilmente sgrata. Qua c'è anche una sorta di preludio alla cama, Oh, diciamole anche queste cose. Qua più da Lord e Atacama. Questa roba qua purtroppo non ti fa triggerare due volte i fatti con le combo delle spell, ma solamente dei minion. E purtroppo questo secondo me è un malus. Che follow up può avere questa carta? Difficilmente l'avversario ve la contesta. Oh, questo vuol dire che l'avversario ha modi per contestarla sta carta. Tendenzialmente voi al turno 5 potete godere di un follow up che vada a scombare con questa carta. Quali sono i follow up che vanno a scombare con questa carta? La Viterba non ammazza due servitori, secondo me. Ma come secondo me? Ma come secondo me? Se tu ammazzassi due volte lo stesso servitore, non avrebbe senso giocare con la Viterba. Secondo me. È abbastanza insicuro. Non ero sicurissimo. Fermo restando che non va bene con la Viterba, ho letto molti Fungomante. Fungomante va bene. Fungomante va bene come follow up. Ma secondo me, oltre allo Spirit of the Claw. Ma perché lo Spirit of the Claw lo chiama? Vabbè. Però, vabbè, Van Cleef, per esempio. Il problema di Van Cleef qual è? Il problema di Van Cleef è che dovete, se volete giocarla in Irvin, una giocata di questo tipo, dovete avere una mano perfetta. Magari con prep, magari con qualche spell che vi fa pescare una carta. Che ne so, spell, Fan of Knife. Van Cleef. Che vuol dire spell Fan of Knife? È prep. Prep, sì. Ah, ok. No, perché uno è un attimo pure capì che c'è stata la testa mia. Ok. Forte al turno 5. Forte. Il fatto che poi l'avversario in realtà ve lo può silenziare abbastanza rapidamente. Vabbè. Con Silence, magari con Naturalize. Ci sono dei delle carte che te lo distruggono. Ma comunque come giocata ci sta. Un po' come quello che fa l'Elec, no? Io preferisco l'Elec rispetto. Se voi vogliamo giocarla in. Fanno notare in chat che c'è un video dove le combo triggerano due volte perché solo la dicitura del minion è solo per il Butter Cry, mentre le combo triggerano due volte. Ma l'informazione, video dove regia! Allora c'avevo me lo passo il video? Allora, come c'avevo ragione io, no? Sì, te lo passo allora subito. C'avevo ragione ieri. Ma no, ma come te allora ha tutto un altro senso. Ma c'è scritto io perché non si batte qua, è scritta malissimo perché la gente ieri io sono partito subito con dire carta interessante Battlecry ma soprattutto per combo soprattutto in stile OTK, no? Perché la combo dei minion è già Battlecry e quindi per forza la carta si riferisce no. È qualsiasi. Smentiscilo! La combo di un minion è già Battlecry. Se non è così regalo 10 sub. Sono contentissimo, va benissimo. Me l'ha regalati? Li rivendico domani. Questa carta qua, pensavo ieri, potrebbe andare in combo. Attenzione. Però io penso che ancora sia abbastanza prematuro pensarlo. Come non ho avuto? Con lo Spectral Pillager. Che? Lo Spectral Pillager. Che cazzo? Non so se voi ve lo ricordate. No, non lo ricordi te? Come non ho vi prendo? Lo Spectral Pillager è una carta del ladro che in base alle carte che tu hai giocato prima infligge danni pari al numero di carte giocate. Dovrebbe essere una 6 mana 5-5. Il fatto è questo, che costando 6 mana... Esatto, è una 6 mana 5-5 combo, che rimane sicuramente una carta interessante, ma attualmente forse serve qualcosa in più per poterla
per poterla rendere giocabile a livello competitivo. Non è facile adesso. Però, diciamo che a parte l'ultimo spiraglio di verità, che è un millesimo di secondo, cioè che serviranno altre carte per renderla forte, Miscreant ovviamente, il resto sono cassate. Allora, Connello, ci siamo. Non so perché mi prendi sempre la stessa live, però. Quante cazzate ho detto? No, in questa live hai detto l'impossibile. E ma mi rendo conto, la terza volta in fila che mi fai vedere ancora. Allora, io ancora non so la carta. Questa live è una miniera d'oro. Ancora ho detto solamente cazzate. Faccio un piccolo spoiler. È una carta che abbiamo già visto questa settimana nel video delle vecchie glorie. Anaconda. Giant Anaconda è una carta che mi rappresenta, perché è una carta che ha dato poi origine all'Anaconda Druid, che era un mazzo fortissimo. Ora, nella speranza che tu possa aver preso questa clip per avvalorare la tesi, giustamente, che sto dicendo, quindi per avvalorarmi come persona e giocatore, è un conto. Io credo a sto punto di non aver speso buone parole per la Giant Anaconda, e in quel caso smettere la serie. Tenetevi perché forte. Il Giant Anaconda, posso non parlarne? Aspetta, fermati! Fermati! Posso? Il Giant? Giant Anaconda, settimana 5-3. Summono un minion dalla tua mano. Sì, okay. Ok. Settimana 5-3, basta. No. Finito. Detratto, no! Sì, va bene. Ti fa... No. Ti evoca un minion 5 più attacco. No. Anche lì non abbiamo nemmeno il Battlecry. Sta carta fa schifo, fa. Con che disprezzo l'hai detto? Con che disprezzo, perché schifo è da mettere in loop, cioè l'hai detto con un proprio disprezzo nel cuore. E più attacco, anche lì non abbiamo nemmeno il Battlecry. Sta carta fa schifo, fa. Sta carta fa veramente schifo. Esatto. Fa veramente schifo. Sei d'accordo, no, che sta carta fa schifo? No. Appunto. Signori, si passa... Ma nessuno era d'accordo, ho detto appunto, ma non c'avevo un feedback. Guarda che faccia incazzata che c'avevo! Frugale, veloce, ma molto d'impatto la clip del colonnello rispetto alle carre nude quando ero ancora molto giovane. E oggi, onestamente, mi ha fatto molto male questo episodio, non sto scherzando. Siamo partiti male con Shirvalla, siamo finiti peggio con lo Spirit of the Claw, e soprattutto poi abbiamo fatto... Lo Shark. Sì, lo spirito, lo Shark, quello lì. Spero che il video vi sia piaciuto, sicuramente più di quanto possa essere piaciuto a me. Grazie colonnello per le clip. Ti esorto a mettere qualcosa di meno doloroso, però mi ha fatto veramente male. Un grosso abbraccio e bello, anche una buona serata. Non so se tu lo conosci oppure no, ma lui spacca i culi con il burattello, bro. C'ha le carte, fanno parte di un giochino in cui lui crea delirio e arte. Ciao cari, sono Atrix.